Secondo noi è un grande inganno, perché si è sottoscritto un protocollo che intanto non è stato autorizzato dal Consiglio Comunale, come abbiamo più volte detto al Sindaco, ma soprattutto perché non si firma nulla, si guarda al futuro più che altro. Nel frattempo viene smantellato di fatto l'ospedale di Fano e nel futuro, in questo protocollo sottoscritto, ad esempio, non si nascerà più a Fano. L'ospedale diventerà, in buona sostanza, una struttura della struttura unica, quindi un poliambulatorio, così come oggi Fossombrone e Cagli. Lo stesso esempio, Fossombrone e Cagli diventerà anche Fano come Fossombrone e Cagli, quindi strutture che non hanno ad esempio il trasfusionale, non hanno la possibilità di donare il sangue, non si potrà nascere a Fano, non ci saranno le strutture che in questo momento sono di base e che servono ai cittadini fanesi. Di contro cosa viene fatto? Viene regalato terreno pubblico ai privati per fare una clinica privata. Questo è ovviamente molto futuribile, perché ci vorranno anni prima di vederla realizzata. Nel frattempo i posti letto da noi diminuiscono, come denunciano anche i sindacati. Credo che quindi tutta questa situazione non vada assolutamente bene e anzi il grande inganno vada svelato e ai cittadini vada detta la verità.